You ass! Come here, ass! Fuck! Nelle puntate precedenti continuano le brutte cose che accadono a Mario, conduttore dell'MTG. L'Amicidial Corporation, che ha rilevato la proprietà dell'emittente, inserisce uno sponsor dopo l'altro ad ogni edizione del TG. La truccatrice Jenny torna sconvolta, convinta di aver abortito, e non abbandona il sogno di rimanere incinta di Mario. Mario nel frattempo accusa Lord Micidial della sparizione di Paolo Buonanima, ex direttore del TG e suo padre putativo, e decide quindi di boicottare il TG facendo lo sciopero della faccia. Dopo vari tentativi contrastati dalla regia, si fa aiutare da Jenny, che lo trucca fino a fargli scomparire letteralmente il volto, con la promessa che verrà ingravidata nuovamente. Ginetto ottiene finalmente il suo primo ufficio, un piccolo sgabuzzino dove è costretto ad affrontare le sue fobie. E infine Mario riceve una lettera dalla Costa Rica firmata da Buonanima, dove si scusa per l'improvviso abbandono. Egli è sconvolto, ma la lettera è in realtà un falso ed è stata scritta da Lord Micidial con la complicità di Carolina, abile nel riprodurre la scrittura di Buonanima, e dell'insospettabile Michelangelo. Alla fine del TG Mario onora la promessa di ingravidare Jenny e le consiglia di completare l'inseminazione in un luogo tranquillo. Sfortunatamente la truccatrice sceglie lo stesso sgabuzzino dove Ginetto è stato rinchiuso, e quest'ultimo, scambiandola per il mostro della chiusofobia, la tramortisce con una mazzata in testa. Quinto livello superato! Porca troia! E ora gustiamoci la nuova puntata di Mario con i fratelli Peluria, che ho già parlato fin troppo. E tu la sai quello dello scemo che dice sempre no? No! Ci sei cascato! Chi è? Sono Mario, direttore. Ah, scusa Lazzi, che ti devo lasciare. Prego, Mario! Avanzi, prego, avanzi, mister Mario. No, guardi, io volevo chiederle scusa per aver dubitato di lei, insomma. Riguardo cosa? Beh, io ho sempre pensato che lei c'entrasse qualcosa nella sparizione di Buonanima, invece poi ho ricevuto questa. Oh mio Dio, di cosa si tratta? Una lettera di addio? Sì, è una lettera di Buonanima, è scappato dritto per dritto in Costa Rica per la vergogna di avermi tradito. Oh, che dramma, che dramma! Senta, se per lei va bene io mi occuperei solo della istruzione di Ginetto, così poi mi lascia andare, giusto? Che mi avete chiamato? Mario, ho sconfitto il mostro della chiusofobia! Ho superato il quinto livello! Sì, allora, hai superato la prima fase. Adesso passiamo alla seconda, la gavetta vera, quella vera, eh? Allora, come primo compito ti do questo bel quotidiano e mi fai una selezione delle notizie più importanti. Ma non so leggere. Così mi trovi. Come hai detto, mi scusa? Non sono capace di leggere. Sì, da piccolo non era molto portato e non ho voluto insistere. Perché è un problema? Oh, ma lo sai che ieri è morto mio padre? No. Com'è successo? Ha preso una ginocchiata in faccia. È morto per una ginocchiata in faccia? Questo qua aveva la ginocchia a punta e l'ha infilzato proprio in faccia, proprio in piena faccia. Mi spiace. Ma che cazzo me ne frega a me? È morto un padre, se ne fa un altro, no? Dai, metti lo sponsor, dai. Questo programma è offerto da... Somari! Somarissimi! Bellissimi! Che svarioni difensivi! E che autogolli! Questa è senz'altro la peggior partita di pallapiede a cui abbia mai assistito! E sa cosa le dico? Dica, dica! È una colpa ma data soprattutto al portiere Alfredo Pigliagolli, che non mi pento di definire saponetta! Ben detto! Beccatevi queste! E queste!
Commendatore, ma manifesta ancora la sua violenza con le monetine. Certo, colonnello, è l'unica maniera che conosco. Io, al contrario, uso la bomba! La tua violenza negli stadi è limitata? Dai laboratori Micidial arriva la bomba! Stia a vedere! Questa sì che è violenza! Complimenti, colonnello! Grazie, ultraviolenza direi! La bomba è potente, è letale e fa molto rumore! La bomba! E ora MTG con Oscar Carogna, Joe Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Un cordiale buongiorno dal Micidial TG. Apriamo questa edizione con la notizia dei tafferugli avvenuti la scorsa notte a Milano dopo l'amichevole tra Italia e Filippinia. Ce ne parla Salvo Errori. Doveva essere una festa dello sport, ma la partita tra Italia e Filippinia verrà ricordata soprattutto per la furia dei tifosi filippini che dopo il match finito 41-0 si sono riversati per le strade di Milano e l'hanno messa completamente a nuovo. In queste esclusive immagini girate da un nostro operatore possiamo vedere i cosiddetti tifosi che completamente fuori controllo fanno incetta delle cartacce, lavano le auto, le vetrine dei negozi e cancellano persino i graffiti. Sono 57 i tifosi fermati dalla polizia, tra cui quello che è stato identificato come Capultrà. Ma questo non è servito a placare le proteste dei cittadini che stamane hanno dovuto fare i conti con i danni provocati dalla civiltà degli ultra filippini. Qui c'erano i sacchi, c'era tanta spazzatura in terra. Non me ne frega niente quello che succede, ma devono lasciarlo spocco, che andassero a pulire il suo paese. Io stamattina non trovavo la macchina mia perché io ce l'ho tutta piena di scacazzate di merda. Bella, tutta fatta bene. E invece così, imbrattata di pulito, non la riconoscevo. E sono state 2 ore a cercare come uno scemo. È uno schifo. Guarda, guarda, c'aveva una bella scritta qua, guarda che mi hanno fatto. C'aveva scritto viva la figa. E mo me la devo rifare io. E che mi so? I soldi, ma chi me li dà? Chi me li dà i soldi, eh? Vergogna, vergogna! E da San Siro è tutto, salvo errori. Grave lutto nel mondo dello spettacolo. Dicevo, grave lutto nel mondo dello spettacolo. Proprio la scorsa notte è venuto a mancare il popolare attore Angelo Paradisi, in arte merda. Lo ricordiamo in questo contributo di Emilio Balabodnine. Merda! È morto merda! Si è spento come aveva sempre sognato, sulla tazza del padre, il 79enne comico trasformista che ci ha fatto ridere per quasi mezzo secolo con le sue indimenticabili interpretazioni. Angelo Paradisi inizia la sua carriera alla fine degli anni 50, interpretando alcuni piccoli ruoli in pellicole di genere, come Satanasso, La Vergine Pelosa e Il Dentista di Dracula. Merda! Merda! Mannaggia, merda! Mi faceva impazzire questo qua a me! Questo gli dovevano dare il premio Nobel a questo, invece è crepato! Ma la vera svolta arriva negli anni Ottanta con la sitcom televisiva Casa Merda, che durerà per più di 30 anni. Che noia, che barba, che barba, che noia! Che merda! Sai quando mi piaceva a me? Quando diceva merda! Purtroppo, all'apice del successo, Merda cade in una spirale di solitudine e depressione dalla quale non uscirà mai più. Queste immagini, girate da un video amatore, sono l'ultima testimonianza che abbiamo di lui. Merda, merda, merda! Angelo Paradisi è deceduto giovedì mattina nel dormiveglia. I funerali si sono svolti in forma privata, il corpo è stato cremato e le ceneri disperse secondo le sue ultime volontà. Ci mancherai, merda. Buongiorno, Ginetto. Buongiorno. Mi chiamo Rodolfo Divino Commedia e sono il tuo maestro. Mario vuole che ti faccia un corso accelerato di lettura. Sì. Suppongo che tu abbia dei problemi di scioltezza di linguaggio. Io non sono capace di leggere.
Non hai mai sfogliato un libro? Mai letto un libro? No, io c'ho gli audiolibri. Il mio preferito è Il richiamo della forestale. Senti? Ehi! Giovane! Non si può accendere fuochi nel bosco! Giovane! Ti faccio una multa, eh! Non si accende il fuoco! Conosci almeno l'alfabeto? No, ho mai avuto il piacere di conoscere. Abbiamo tanto lavoro da fare. Ahimè, tanto. E ora parliamo dell'uragano Cretina, non si arresta la furia, del tremendo ciclone che ha già rimbambito l'America centrale. Ieri mattina si è abbattuto sulle coste del Paraguay. Ci colleghiamo con Amarino Mallo, che dovrebbe trovarsi esattamente lì. Amarino, ci sei? Mi senti? Sì, Mario, sono proprio qui in Paraguay. Sta succedendo veramente qualcosa. Ma non fate cretini! Purtroppo ci sono dei problemi col collegamento. E allora parliamo delle tendenze, nuove tendenze nell'ambito della ristorazione. Ce ne parla la nostra inviata, Gio Cagnaccia. Si chiama Il Postaccio ed è già da Guinness dei primati. Stiamo parlando del ristorante più scomodo del mondo, situato in piena campagna pavese. Il Postaccio offre esclusivamente specialità valdostane e prevede ben soli 6 posti a sedere, di cui 2 in piedi e 1 in ginocchio. I prezzi inaccessibili inoltre lo hanno portato da subito alle prime posizioni della classifica dei locali più esclusivi d'Italia. È un'esperienza molto carina e particolare. Io sono abituata a mangiare in questi noiosi posti, sciccosi, con personale servizievole, che sono di una noia mortale. Ma qui invece pensa che per prendere il cibo devi andare tu a prendertelo fino laggiù. Ma non è delizioso? Io non lo trovo così scomodo. Il proprietario ha inoltre previsto altri tipi di servizi scomfort, tra cui bicchieri chiusi, coltelli senza manico e personale sgradevole. Oh, lo assaggi il vino? Ah, lo c'è. Provo io, lo provo io. Sto. Siamo qui con il proprietario del ristorante, il signor Vecerotti, ideatore di questa idea di successo. Io credevo di aver fatto una stronzata, eppure ho tutto prenotato fino alla fine dell'anno. Bene, questo è davvero un chiaro esempio di come basti un'idea semplice per creare qualcosa di geniale. Da Gio Cagnaccia è tutto, a voi studio! Ypsilon! Ma che hanno riaperto la caccia? Ehi, ragazzi! Ragazzi, qui non si può svenire, Cioè, non è per te, capito? Che poi mi vengono a svenire tutti quanti qua! Oh! Ehi, non mi costringe a usare la forza brutta, Oh! Oh! Sono diversi i casi di morte di oggi, ma ce n'è uno in particolare che ci sta molto a cuore. Sto parlando del morto del giorno in HD. Oscar Carogna, ci sei? Ragazzi, su con la vita! Salutate Mario! Sì, mi trovo ad Ascoli Picella, proprio davanti al Palazzo della Questura, dove proprio ieri notte non è successo niente, ma fortunatamente la tragedia si è spostata di qualche isolato più in là. Vediamo subito il filmato. Madonna mia, che botto micidiale! Queste le parole degli spettatori di una gara clandestina tra auto avvenute questa notte per le strade della città. A scatenare il botto è stato il buon Riccardo Bolidi, un ragazzo di 20enne, appassionato di gare automobilistiche, che purtroppo, a causa della disagiata situazione economica della famiglia, non aveva mai potuto praticarle.
la famiglia si poteva permettere come la macchina, lui andava a rubarla. Quello che lo zio tentava di dire è che per poter partecipare all'annuale gara clandestina di paese, Riccardo ha rubato un'auto parcheggiata proprio davanti alla questura. Ma quello che Riccardo non poteva sapeva è che stava rubando in verità una fantastica auto bomba. Avevamo pianificato tutto. La macchina doveva scoppiare alle 2:15. E quello ci ha mandato tutti in fumo. La deve pagare! L'auto imbottita di tritolo è scoppiata in orario, ma non davanti alla questura, per fortuna, dove non avrebbe fatto nessuna vittima, ma proprio durante il finale della gara clandestina, sparando il buon Riccardo verso il traguardo e regalandogli una vittoria gloriosa oltre che la morte. Io ho visto tutto perché stavo facendo la mia solita passeggiata clandestina. Quando a un certo punto ho sentito un rumore di bomba micidiale, tant'è che mi sono detto, ma che stiamo a Bombay? Poi a un certo punto ho visto sta macchina che arrivava scara sventrata al traguardo prima di tutte quante, come... Come un razzo? Non un razzo, come... Missile, come un missile? Non un missile, come una catapulta ha fatto, ma mi è venuto. Ce lo doveva sia aspettarcelo. Il povero Riccardo lascia da vincente una famiglia orgogliosa, una serie di macchine danneggiate per tentato furto e un'intera banda di delinquenti del luogo incazzata per l'attentato andato male. E ora siamo qui con le vere vittime di questa tragedia, i terroristi, i proprietari dell'autobomba. Che cosa volete dire? Se potessi l'ammazzerei con le mani mie, Riccardo. Lei? Chiediamo che sia fatta giustizia. Vogliamo un'autobomba nuova. Autobomba nuova, bene. E allora lanciamo un appello ai nostri telespettatori. Aiuta i terroristi ad avere un'autobomba nuova. Dona 2 euro mandando un SMS all'845 4040. Potresti far saltare delle vite. E in regalo avrai la suoneria della bomba. Una bomba al Parlamento! Una bomba al Parlamento! E il Parlamento a pezzi! Il Parlamento a pezzi! Da Ascoli Picella è tutto, a te la linea, Mario. Grazie Oscar. Bene, questa era l'ultima notizia per oggi. Io vi do appuntamento a domani. Come sempre, dritto per... Bomba! La bomba! Ma l'hanno distrutta la casa! La bomba! Ma l'hanno fatta a pezzi! A pezzi! Ma l'hanno fatta a pezzi! A pezzi! Solo perché la casa mia stava vicino allo stadio! La bomba! Il Parlamento a pezzi, il Parlamento a pezzi, è una bomba al ministero. Madonna, che vergogna, vergogna! Perché hanno alzato i prezzi! Bomba! Oh! Beh, mi sembra giusto. Oddio. Oh, ragazzi, che mi aiutate a rimuovere questa dolce fanciulla? Ma è la Jenny. Vabbè, me ne vado, dai, ciao. Guarda, le ho provate tutte a rianimarle, ma niente. Beh, hai provato con la respirazione bocca a bocca? Amica, ma che mi hai preso per Baywatch? Vabbè, gliela faccio io il patentino. Mille uno, mille due, mille tre. Guarda che a questi devi saltare sopra, capito? Perché c'è sto strato di lardo che non ti permette di arrivare al cuore. Oh, ma non sarà pericoloso? No, vai tranquillo, vai. Mille uno, mille due, mille tre. Ma che sei pazzo, che li salti addosso? Ma che l'hai presa per un tappeto elastico a questo? Guarda che mo danno la colpa a te. Ma me l'hai detto tu, me l'hai suggerito tu. Ah boh, Giaffro, ma stava scherzando. Vabbè, me ne vado, va. Ciao. Sei un uomo, sei una capra, sei una capra, sei una capra! Si può? Prego, ci accomodi! Allora, Rodolfo, come andiamo? Ma stiamo facendo degli ottimi progressi. Se vuole le mostro i risultati di oggi. Ah, benissimo, prego, prego. Ginetto, vai, leggi!
Scusi Rodolfo, ma legge solo le A? Ma per ora sì, ma diciamo che gli inizi sono promettenti, non le sembra? Beh, sì, la A si inizia da lì, sì, certo. Leggi, Ginetto, leggi! Leggi! Maledetto buon uomo! Maledetto! Maledetto! Ai, 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 ai